Un annetto fa circa Nubia Z50S Pro aveva stupito un po' tutti, sia il sottoscritto che l'aveva provato dopo tanto tempo, sia voi che avevate visto la recensione e avevate commentato: ah, però questa Nubia. In effetti poi da quel momento Nubia è rimasta sul mercato europeo proponendo anche nuovi device come il Nubia Z60 Ultra che abbiamo visto ad inizio 2024 con Snapdragon 8 Gen 3. Ora è arrivato il momento di un nuovo smartphone che non è il successore del top di gamma Z60 Ultra, ma è il successore proprio di quello Z50S Pro che abbiamo visto circa 12 mesi fa e che ci aveva molto convinto. Eccolo qua, da quel prodotto eredita, come vedete, abbastanza l'estetica, eredita anche il cuore che c'è all'interno e parte del comparto fotografico, anche se il sensore principale è quello del Nubia Z60 Ultra, quindi quello del top di gamma. In tutto ciò, per fortuna, eredita anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ve ne parlo. Che Nubia faccia dei design arditi non è certo una novità. Questa volta si è lanciata con una cover verde acqua in vetro, dominata da questo enorme oblò centrale che ospita le tre fotocamere e un sensore multifunzione per la temperatura e la frequenza della luce. Design che ormai conosciamo, a mattoncino. È meno spesso in realtà di quel che sembra, mentre il peso c'è e sono 220 grammi. Anche perché poi, tra l'altro, la batteria non è così grande, 5100 mAh. Frontalmente è indistinguibile dal suo predecessore, angoli squadrati, cornici abbastanza ridotte e un singolo foro in alto per la fotocamera frontale. Sul lato destro c'è il pulsante di accensione rosso e zigrinato, bilanciere del volume bello grande e uno slider multifunzione che si può programmare in diversi modi. E io l'ho impostato per il silenzioso. Il display è un buon AMOLED da 6,8 pollici con 120 Hz di refresh rate, risoluzione Full HD Plus e 1200 nit di picco di luminosità. Ecco, è un ottimo display, ma la leggibilità all'aperto non è delle migliori, anche perché il sensore di luminosità è abbastanza conservativo. In ogni caso, comunque, è più che gradevole e dà un valore aggiunto alla parte multimediale, che fa il paio con due speaker piuttosto profondi che sfruttano anche la scocca abbondante per creare una cassa di risonanza e rendere al meglio. Le specifiche all'interno sono proprio quelle dello Z50S Pro, infatti c'è a bordo lo Snapdragon 8 Gen 2, una scelta curiosa che permette comunque di tenere abbastanza contenuti i costi, ma ne parleremo poi alla fine. Ci sono anche 12 GB di RAM e 256, 512 o 1 TB di spazio di archiviazione. È un device che prende piuttosto bene e non ha alcun problema di connettività. Mi spiace invece un po' che non supporti le eSIM, per quanto comunque ci siano due SIM fisiche. Si usa bene nel quotidiano, ha un buon feedback aptico, zero problemi con i vari sensori, GPS a doppia frequenza, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, insomma è affidabile e solido su quelle che sono le funzioni di base. Anche le performance seguono questo discorso, e vi dirò una cosa, forse assurda, ma quando riprovo un telefono con Snapdragon 8 Gen 2 mi sembra che vada meglio di quelli con Gen 3. Non scalda, consuma meno, senza alcun sacrificio sulle performance. Il software invece, a mio parere, continua a rimanere il punto debole e speravo che Nubia in un po' meno tempo potesse fare qualcosa in più. La versione global rimane abbastanza semplice, c'è qualche funzione e la grafica è piuttosto basilare, non così curata. Idem per le animazioni, feedback aptici, ma più che altro ancora qualche traduzione malfatta che ci fa capire come per il momento Nubia probabilmente è concentrata su qualcos'altro. Dovrebbe ricevere 3 major update, ma sulle tempistiche non saprei dirvi. Insomma, ricordiamoci che su Android, con un po' di pazienza, il telefono si può rivoluzionare nel software, però di certo su questo smartphone la UI non è il motivo principale per acquistarlo. Invece, un buon motivo per acquistarlo potrebbe essere l'autonomia, perché lui ha 5100 mAh di batteria, ricarica a 80 W con alimentatore fornito in confezione, non c'è la ricarica wireless, peccato, però l'autonomia è veramente convincente. Adesso sono al 51% e l'ho caricato ieri mattina, sono le 16:08 e quindi lui ha già quasi un giorno e mezzo completo e siamo al 50%, quindi capite bene che è un device che è capace di darvi delle ottime soddisfazioni, soprattutto se pensiamo che comunque un device molto potente, adattissimo al gaming, con cui potete anche togliervi delle soddisfazioni dal punto di vista delle performance e trovare l'accoppiata prestazione e autonomia non è così semplice se non andate proprio su uno smartphone da gaming. Questo è uno smartphone normale che funziona benissimo, che ha tutto quello che serve,
con un'ottima autonomia, pur avendo delle prestazioni veramente ottime. L'altro buon motivo per acquistarlo è sicuramente il comparto fotografico, estremamente particolare grazie ad un'ottica da 35 mm sulla fotocamera principale, che ha 50 megapixel di sensore con Sony IMX906, quello del top di gamma Nubia Z60 Ultra. In pratica, rispetto alla media dei telefoni, qui abbiamo un campo visivo molto più stretto che dà un bel bokeh ottico e una prospettiva insolita. L'app fotocamera è veramente completa, anzi forse fin troppo. C'è una modalità pro, una modalità street, che fondamentalmente sono la stessa cosa ma cambiano i filtri, che si possono applicare. In modalità standard invece bisogna stare attenti a disattivare i tanti effetti di riconoscimento scena e miglioramento con l'AI che non sono molto efficaci. Una volta ripulito il software, e meglio ancora scattando in RAW, le foto sono davvero convincenti, in particolare per le proprietà ottiche della 35 mm. Queste lenti con un sensore da un pollice farebbero faville. Qui il sensore è abbastanza piccolo ma è recente, lo stesso che troviamo su Honor 200 Pro. E anche di notte i risultati non sono affatto male, proprio come avevamo già riscontrato sul flagship Nubia Z60 Ultra. Peraltro, sempre con questo obiettivo principale si possono realizzare video fino al 4K a 120 fps, che sono veramente notevoli, non hanno nulla da invidiare ai top di gamma più blasonati. C'è poi un tele da 80 mm che sarebbe circa un 3,2x. Questa fotocamera è solo da 8 megapixel ed è senza dubbio l'anello debole del comparto foto. Infine, una buona ultra wide da 50 megapixel con autofocus, superiore a tanti altri device con nomi molto noti. Ecco, con questa si possono fare delle ottime macro. Selfie con fotocamera da 16 megapixel che sono discreti, ma il sensore Omnivision è veramente minuscolo, forse si sarebbe potuto fare qualcosina in più. 669 euro di listino, uno smartphone che secondo me ha senso nella misura in cui non si trova più praticamente il Nubia Z50S Pro, che in tanti hanno acquistato, a tanti è piaciuto, sia per il suo rapporto qualità-prezzo, sia per le sue caratteristiche abbastanza uniche, come un'ottima autonomia, un design sicuramente diverso dal solito e fantastiche doti sul comparto fotografico, oltre che prestazioni veramente all'altezza della situazione. L'anno scorso c'era il top di gamma perché era lo Snapdragon 8 Gen 2, quest'anno l'8 Gen 2 non è più il top di gamma, ma forse funziona meglio del top di gamma Gen 3, sicuramente adatto a questo prodotto, attorno ai 600 euro, secondo me potrebbe valere la pena. Comunque vale la pena farci un pensierino e tenerlo d'occhio, perché magari nei prossimi mesi potrà scendere ulteriormente e che chissà che magari attorno ai 500-499 euro giù di lì possa diventare un assoluto best buy. Fatemi sapere che cosa ne pensate, intanto se vi è piaciuto questo video come sempre lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, ci vediamo in un prossimo video.